Il campionato italiano cross country rally è entrato nel vivo della stagione agonistica 2012 con la disputa del secondo round. Il rally Terra del Sole ha preso le mosse dal paddock dell'autodromo di Pergusa, ma è stata corsa su strade e sentieri della campagna ennese. Sul tracciato di gara, che prevedeva 473 km, dei quali 151 km cronometrati, disegnato dagli organizzatori palermitani del Non Solo Fuoristrada Club, si sono dati appuntamento i più forti fuoristradisti italiani a dar vita ad una appassionante gara. Erano diversi i piloti che, nell'attesa dello start, alimentavano le aspettative. L'equipaggio della Suzuki a bordo del Gran Vitara 3.6 V6, terzo della classifica assoluta, aveva il doppio obiettivo di riprendersi la vittoria sulle strade siciliane sfuggitogli lo scorso anno e al contempo di attaccare a fondo. Finalmente il Bahia Terra del Sole, c'è il sole, partiremo comunque subito abbastanza brillanti per poi controllare gli altri e nel caso attaccare o rimanere comunque coi tempi nostri. La maratona siciliana si apriva con il bruciante e inaspettato scatto in avanti dell'italo-argentino Paolo Biglieri. Al volante dell'insolito Dainese Dust Devil, Biglieri realizzava il miglior tempo sui 13 km della prova di Gresti, spiazzando un po' tutti, ma non Codecà. Il campione in carica sin dalla frazione successiva, gli 11 km di Caprera, aumentava il ritmo e superava l'italo-argentino dando una prima dimostrazione di come si sarebbe poi evoluta la gara. Come un cannibale, Codecà da quel momento in poi ha fagocitato una ad una tutte le restanti prove cronometrate delle due tappe, ad esclusione della numero 6, dove Biglieri ha avuto l'ultima possibilità di firmare uno scratch prima di ritirarsi per la rottura di un braccetto della sospensione e dell'undicesima ed ultima prova, nella quale è salito in cattedra Claudio Petrucci con il Gran Vitara 1.9 DDS. La seconda gara del cross country rally si è così conclusa con l'affermazione di Lorenzo Codecà e Bruno Fedullo, che passano al comando della graduatoria generale di campionato, proseguendo alla grande la scalata al quinto titolo italiano. Sì, prima vittoria stagionale, prima al Bahia Sicilia, mi è sfuggita l'anno scorso per una serie di piccoli motivi, quest'anno ce l'abbiamo fatta, siamo andati in testa da subito, abbiamo mantenuto la testa tutto il tempo, adesso oggi nelle ultime abbiamo semplicemente amministrato, non c'era motivo di attaccare, avevamo 5 minuti sul secondo, quindi era inutile. Se la leadership di Codecà non è mai stata in discussione, la lotta è stata per i piazzamenti a ridosso del podio, con continui avvicendamenti per la seconda e terza piazza. Rallentato Andrea Lolli nelle battute iniziali, ad aggiudicarsi la seconda piazza assoluta vincendo il gruppo T2 è stato Claudio Petrucci, navigato dal bresciano Paolo Manfredini. Sì, no, veramente, guarda, è stata una gara bella e è finita nel migliore dei modi, perché la macchina, ringrazio Antonio e al team Poillucci, che è una macchina che ha permesso di andare forte sempre, è eccezionale, guarda, sono contento. Il romano, bravo a preservare la meccanica del Gran Vitara 1.9 DDS del Poillucci Team, si è aggiudicato anche la gara valida per il Suzuki Challenge. Dopo una serrata lotta con il siciliano Salvatore Camarda, anche egli su Suzuki Gran Vitara 1.9 DDS, precedendo al traguardo gli elbani Alberto Spinetti e Lara Giusti. Non velocissimi nelle prime battute di gara, i toscani hanno progressivamente migliorato le prestazioni, riuscendo ad assicurarsi la terza piazza, seconda della gara delle Suzuki Challenge. Alla luce di quei fatti ora direi di sì, ieri pensavo proprio di no perché ho avuto un po' di problemi sulla macchina sia ieri sera che stamani mattina, però abbiamo gestito bene la situazione, i meccanici sono stati bravi a rimettermela a posto e siamo arrivati fino in fondo con un buon risultato. I
toscani sono riusciti ad assicurarsi il piazzamento al termine del duello che li ha opposti ad Alessandro Bertuzzi e Davide Cecca, che per una rottura meccanica hanno poi perso la posizione, subendo un forte rallentamento nell'ultimo impegno cronometrato. Quarti assoluti e terzi delle monomarca Suzuki sono così saliti nel finale i friulani Giorgio e Francesco Facile, sempre su Suzuki Gran Vitara, chiudendo un lungo e sfortunato periodo. Quinti, con diversi problemi meccanici al Mitsubishi Pajero 3.2 DD, si sono piazzati Massimo Mancusi e Giovanni Barreca, davanti alla coppia di fratelli siciliani composta da Mirko e Mike Emanuele, sesti con il Gran Vitara 1.9, che per la rottura del differenziale posteriore hanno perso la possibilità di puntare al podio. Quinti, con diversi problemi meccanici al Mitsubishi Pajero 3.2 DD, si sono piazzati Massimo Mancusi e Giovanni Barreca, davanti alla coppia di fratelli siciliani composta da Mirko e Mike Emanuele, sesti con il Gran Vitara 1.9, che per la rottura del differenziale posteriore hanno perso la possibilità di puntare al podio. Gli etnei Bordonaro e Previtera dominano e vincono la gara delle TH a bordo del Suzuki Samurai, precedendo Ananasso e Incaini Mitsubishi Pajero D, e al terzo posto si piazzano Cavinato e Piazzetta su Nissan Navara.